tutto pronto per dare il via a questa sfida e si comincia, è cominciato il trofeo, il Memorial Mamma e Papà Cairo. Ecco qua il signor Mollea che lascia il pallone allargato subito dove c'è Fabio Desole, controlla, gestisce. Krcianowski non la riceve, riceve Gabellini col sinistro, arriva la prima conclusione del Toro. C'è vicino Perin, ma la pressione di Dalla Vecchia costringe al passaggio complesso per Comotto, che riesce a portare via la sfera, ma riconquista palla il Toro con il passaggio per Ngie. Dribbling, arriva il destro! Ed ecco la magia di Ebi Ngie che sblocca la partita al 42esimo minuto per il Toro. Rossi, profondo Rossi a cercare ancora una volta Ngie che di testa si allunga, il pallone è ancora Ngie. Ngie, il dribbling di Ngie. Ngie! E arriva la doppietta! Arriva Mancioppi, c'è il tocco di Comotto, sempre per Bonomi. Si allarga, fa partire il cross in mezzo, il tiro! E arriva subito il gol del 2-1 del Milan, istantaneo. Mendes può impostare il pallone in profondità, è ottimo il suggerimento per arrivare il cross in mezzo, Gabellini, la parata di Colzani, ancora il sinistro di Krcianowski, Ngie, dribbling di Ngie, Ngie! Ma cosa ha fatto sto ragazzo in 7 minuti? Termina qui il primo tempo. Ignora totalmente Bellini. Tocco verso Gabellini, Ciammaglichella. Prova con le acrobazie il Toro a entrare in area di rigore e lo fa molto bene Ciammaglichella con il destro. Pallone che viene ribattuto con il sinistro. Buona qua l'apertura. Arriva il cross in mezzo. Arriva Conzato! E arriva il quarto gol del Toro. Parte il cross in mezzo, non la tocca nessuno, la parata clamorosa da parte di Siviero, che rischia di scivolare ma poi serve bene Mendes, il dribbling di Mendes che poi viene messo giù, perde il pallone, entra in area di rigore, un'altra parata clamorosa su Skocilas da parte di Siviero. Prova il dribbling, lì vicino c'è Franzoni, viene servito in questo momento, Pellini raccoglie lui, ricomincia, passa da Müllen. Il lancio in avanti, il colpo di testa che esce di un soffio. Olinga che va a cercare il compagno, tentativo di cross ancora per Olinga, può pensare anche al tiro, va Müllen per Ciammaglichella in area di rigore, Ciammaglichella, eccolo il quinto gol, il pokerissimo del Toro. Si riparte ma non c'è più tempo, termina qui Torino-Milan 5-1.